Ogni anno a Torino il Salone dell'Automobile presenta una rassegna completa dei progressi raggiunti nel mondo in questo campo. Dai modelli potenti, lussuosi, raffinati, alle vetture medie, alle utilitarie che da noi in Europa riscuotono i suffragi della massa. Le vecchie strade delle vecchie città europee, l'alto costo del carburante, l'esigenza di un parsimonioso impiego di materie prime hanno suggerito innovazioni tecniche e favorito l'enorme successo delle utilitarie. Industriali, tecnici, maestranze sfilano idealmente su questa grandiosa pedana per affrontare il giudizio del pubblico. Pubblico ogni anno più esigente, oggi che i mezzi di trasporto in cielo, in mare e in terra hanno superato i più audaci sogni di Giulio Verne. A differenza dell'aereo e del treno, l'automobile è soprattutto il veicolo personale che offre attraenti possibilità per ognuno e rappresenta ormai un elemento di felicità e un'ambizione per tutti. Ma non è molto che l'automobile ha celebrato le sue nozze d'oro con il pubblico. Ci è sembrato quindi interessante rifare a ritroso un cammino di più che mezzo secolo e ritrovarci con la indimenticabile 508, con la famosa tipo 0 e con il modello 2. Dall'Italia all'America, esce dalle ombre discrete di una rimessa e s'avventura nella notte per la sua prima esperienza il mezzo di trasporto senza cavalli. Così lo chiamavano allora. Non ci volle molto tempo per conferire all'automobile una inconfondibile linea che, seppure modernizzata, ha sostanzialmente conservato. Carburatore, cambio di velocità, frizione, giunto cardanico diventano di competenza di intraprendenti carrai che hanno trasformato le stalle in officine per riparazioni di fortuna. L'automobile era un mezzo di lusso. Lenta e costosa era la costruzione. Nelle fabbriche gli operai facevano tutti un po' di tutto. Henry Ford, uno dei più geniali pionieri dell'automobilismo, volle far cronometrare le fasi di costruzione, studiò i tempi e intuì che se invece di far muovere l'operaio da macchina a macchina, si fossero mosse le macchine da operaio ad operaio, ci sarebbe stato un concreto risparmio di fatica, di tempo e quindi di costo. Così, con tanta apparente semplicità, scoppiò la più pacifica rivoluzione del mondo industriale moderno, la linea di montaggio per la costruzione di serie. Queste immagini, tratte da preziosi documenti cinematografici sull'automobilismo, riportano alla memoria degli anziani e svelano ai giovani la lenta e decisa evoluzione industriale del veicolo motorizzato, che ha conquistato una fondamentale funzione sociale ed economica. Nelle fabbriche ormai la parola d'ordine è specializzarsi. Ogni uomo deve fare un lavoro e farlo bene. Incrementato il rendimento dell'operaio, può essere elevato il salario. Sui mercati l'automobile, diminuita di costo, trova sempre maggiori acquirenti. Nei centri urbani il traffico si fa intenso, sorgono i primi problemi della circolazione. Ma se in città le strade riescono a sopportare la coesistenza di carrozze e veicoli a motore, in campagna la situazione si fa drammatica. E qualche volta gli automobilisti perdono il buon umore. Ancora altri uomini e ancora altre macchine per un nuovo proficuo lavoro, costruire strade. Impresa di alto valore sociale a cui sono chiamati a contribuire comuni, province, stati. Piccoli e grandi centri sono uniti tra loro per la prima volta
dagli interminabili nastri di cemento e di asfalto. Attraversano campagne e boschi, sfiorano laghi e riviere, penetrano nel cuore stesso delle montagne e diventano ideali platee per assistere viaggiando ai suggestivi spettacoli offerti dalla natura. Le vacanze acquistano un nuovo fascino. È possibile conoscere meglio il proprio paese e quelli vicini. Il turismo diventa un fenomeno largamente popolare e quindi un'industria importante. Anche i film si impadroniscono dell'automobile. Fughe, inseguimenti, contravvenzioni sono, tempi beati, argomenti di irresistibile comicità. L'industria motoristica si è intanto affermata come il fatto sociale più importante del secolo XX. Alle vecchie fabbriche si sostituiscono i grandi complessi industriali, si estendono e si completano i cicli di lavorazione. Dal minerale all'acciaio, ai laminati, ai semilavorati. Poi le chilometriche linee di montaggio. Le nazioni si valutano per il loro potenziale industriale, di cui sono misura la capacità e l'intraprendenza dell'uomo. Le grandi fabbriche sono i centri vitali del mondo moderno e l'industria motoristica ne è il cuore. Giovanni Gronchi, nella sua visita ufficiale agli Stati Uniti, non manca di sostare a lungo nelle grandi officine automobilistiche americane. Gli uomini responsabili non possono non tenere conto dei vasti orizzonti aperti al lavoro moderno dalla macchina, che trasforma abitudini e mentalità, usi e costumi millenari. L'automazione è forse l'aspetto più convincente della nostra civiltà. Questo neologismo venuto dall'America e rapidamente diffusosi nel mondo vuole identificare un nuovo sistema di produzione che tende a sostituire la fatica umana con le macchine, liberando l'uomo dal lavoro schiavitù. All'uomo, operaio o tecnico, spettano ormai funzioni di controllo o direttive. L'avvento dell'automazione conferisce al lavoro una più alta dignità, aumenta il benessere e la sicurezza del lavoratore e stimola la partecipazione di ciascuno alla vita comune. Le strade disegnano la più bizzarra e interessante geometria sui paesi e sui continenti. Uniscono nazioni diverse, legano interessi complementari, favoriscono aspirazioni comuni. Il motore è tramite di così importante cooperazione, presupposto di pace e di progresso. Uniti, gli uomini di buona volontà potranno conservare alle strade e alle macchine questa importante missione.